Lì a terza fila, sempre Agenzia Radiofonica Area. Sì, salve mister. Però queste sono due partite molto importanti perché appunto potrebbero decidere la qualificazione. A sto punto si può dire che storicamente, visto che quando c'è stato un po' di ambiente maleodorante intorno, l'Italia ha sempre reagito poi in campo, no? Per il 2006 e tante cose. Anche questa volta prendiamo il bicchiere mezzo pieno rispetto a questa cosa per reagire in campo. Ma di solito non c'è mai un'altra partita dove si possa riprendere quello che lasciamo in una partita. Per cui tutte le partite sono fondamentali e importanti. Ma per qualsiasi competizione, io penso che essere consapevoli della nostra forza e di dove vogliamo andare sia molto più importante che essere consapevoli della forza di Malta e di Inghilterra. Perché poi quando noi saremo consapevoli di dove vogliamo andare, di chi vogliamo essere, queste squadre saranno un ostacolo durissimo da dover assolutamente superare per andare a dare gioia a tutti quelli che ci vogliono bene. E è facilmente toccabile questa gioia e questa felicità che noi dobbiamo andare a restituire, perché domani sera c'è lo stadio pieno. Cioè, Bari ha risposto in una maniera eccezionale a quella che è stata la venuta della nazionale a giocare in questo stadio qui, e noi li vogliamo ringraziare fin da subito per tutto il calore che ci faranno sentire, e per noi loro saranno un aiuto, un supporto fondamentale. Grazie. Ricordare al mister, oltre 53.500 biglietti venduti, sold out per il ritorno dopo 7 anni della nazionale a Bari. Simone Malaguti, Mediaset, in quarta fila al microfono. Buonasera mister, volevo chiederle se ci può dire se può esserci spazio dall'inizio per Bonaventura e se quello spazio dall'inizio aveva in mente che fosse di Tonali e se si sente a posto così o chiamerà qualcuno. Grazie. Allora, perché non dovrebbe esserci spazio per Bonaventura in un momento è in un momento dove sta giocando un grandissimo calcio, è in un momento dove sta facendo vedere la maturazione e tutti gli insegnamenti che lui si è procurato da solo, perché è un ragazzo intelligente e ha saputo crescere di partita in partita, e in questo momento qui meritava. Io l'altra volta ho avuto un po' di perplessità, ma già meritava l'altra volta di essere convocato, per cui può far parte degli 11 iniziali sicuramente, e poi per il resto non si ritorna a riparlare di questa situazione. E poi mi aveva fatto un'altra domanda, prego. Se chiamerà qualcun altro nei prossimi giorni. No, era se mi sento a posto. Mi sento se vuole, a posto. No, se chiamerà qualcun altro in rosa o pensa di essere a posto così con... Mi tocca mandarne uno in tribuna. Dov'è che ci vede delle difficoltà a lei? Magari una mezzala che c'era Tonali, adesso non c'è più. Una mezzala che c'era Tonali, noi abbiamo 5 centrocampisti di ruolo e c'è Udoge che nel campionato inglese spesso fa il centrocampista e ha quella fisicità che potrebbe servire a un centrocampo in funzione delle partite che andiamo a giocare, oltre che il giusto equilibrio a quelle che sono le qualità di altri centrocampisti che abbiamo. Prego. Domande? Poi io mi sento a postissimo, stia tranquillo, anzi me ne avanza anche un po'. Se lei avesse bisogno, io gliela metto a disposizione. Dice no. Che non le piaccia la rosa troppo, anche infatti. Io più di 23 non ne posso portare.
Ne ho uno in più. Ho un problema domani a doverlo chiamare per come si sono allenati questa settimana. Ho un problema a dover chiamare uno e dirgli di stare fuori. Un grosso problema. Perché poi lo sguardo è quello: che cosa ho fatto di male? E io non mi voglio trovare in quelle situazioni lì, per cui... C'è Francesco Repici, Radio Rai, in fondo. La risposta l'hai già data, consapevolezza, ne ho uno in più, dobbiamo sentirci forti. Quanto ti senti forte in questo momento, prima di queste due partite? Ma io mi sento fortissimo... Sempre per lo stesso discorso che i calciatori che ho qui li ho scelti io, perché il presidente mi dà questa possibilità di sceglierli. Poi sono dei calciatori fortissimi, abbiamo tutti ambizioni straordinarie e me l'hanno fatto vedere che hanno ambizioni straordinarie questa settimana. Per me quello è il campo che conta, è come stanno facendo nei loro campionati e stanno facendo bene. Quasi tutti quelli che ho chiamato hanno fatto vedere di essere in crescita anche a livello individuale oltre che di squadra. Ho calciatori esperti, ho calciatori che sanno stare dentro un gruppo, come mi hanno fatto vedere poi durante il lavoro settimanale. Noi durante la settimana si lavora, si vuole assomigliare a un club in questa settimana qui. Non sono d'accordo con quel fatto che un allenatore della nazionale deve gestire, tutti debbono gestire. L'allenatore della nazionale, se può fare qualcosa di differente, oltre a gestire, che è normale che debba gestire, deve sapere anche allenare in quella settimana lì. E noi si tenta di allenarci, di essere più vicini a quello che deve essere il comportamento di squadra possibile. E questa settimana hanno fatto un allenamento, glielo dico io, di quelli di massima qualità, e noi vogliamo quello, vogliamo prenderci quello che meritiamo attraverso la qualità che abbiamo domani. Non vogliamo che ci venga concesso niente, vogliamo meritarci quello che porteremo a casa. Abbiamo ancora due domande richieste, Ciccognani e Bocci del Corriere della Sera. Penultima fila da questo lato e terza fila da quest'altro. Allora, le tue parole, Luciano, sono intrise di tantissima poesia e sono bellissime per questo azzurro. Hai parlato di come la nazionale, la sai, si è preparata in questi giorni, quello che deve fare. Io ti chiedo soltanto una cosa: cosa non deve fare l'Italia e quali sono i rischi di queste due partite? Grazie. Cioè, cosa non deve cioè, fare? Cosa che non deve fare, gli errori che non dovrebbe commettere, non deve commettere. Ma di rischi ce ne sono sempre quando si gioca una partita di calcio. L'errore che non deve commettere è quello di... è quello di essere presuntuosa, quello assolutamente è un errore da evitare sempre, perché là dove comincia la presunzione finisce la crescita. Io li ho visti molto in crescita, per cui il rischio è che qualcuno la creda probabilmente abbordabile la partita, perché bisogna meritarsela assolutamente. Poi bisogna cercare di far vedere i comportamenti e di sviluppare il calcio che vogliamo andare a concedere, a far vedere a tutti quello che è l'atteggiamento della squadra, quello per cui ci siamo parlati fin dal primo momento, si è lavorato nel primo raduno. Ci siamo messaggiati durante le pause o ci siamo parlati anche per telefono durante le pause, ci siamo ridetti tutta questa settimana di lavoro che si è sviluppata come meglio non poteva svilupparsi, per cui vanno riproposte le stesse cose, quelle di cui abbiamo parlato e che abbiamo poi messo in pratica in campo.
e bisogna stare attenti a quella che sarà la loro qualità, perché Marcolini è un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quella che sarà la motivazione che lui gli darà, perché per lui giocare contro l'Italia sarà un biglietto da visita per il suo futuro fondamentale, sono tutte cose che sappiamo. Loro già nella partita di andata hanno giocato una buona partita, nonostante poi abbiano finito sotto di 2 gol, però la partita l'hanno giocata bene, non per demeriti dell'Italia, ma per meriti suoi. E questo fatto, che per noi è assolutamente una partita da vincere, perché questi punti non li ritroviamo in un'altra partita noi, c'è da stare in ordine senza creare quel, diciamo, quella confusione o quel pasticcio di lasciarsi coinvolgere troppo in un calcio offensivo e non avere ordine per le ripartenze e per quello che saprà fare poi Malta, che sono tante le cose che sa fare, per cui l'equilibrio diventerà fondamentale. Allora, domani 21esimo allenatore italiano contro il quale giochiamo, Ghedin con Malta 4 volte e Giovanni Trapattoni sempre con l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda 4 volte, sono i leader della classifica. Chiudiamo con l'ultima domanda di Alessandro Bocci, Corriere della Sera. Buonasera Luciano, volevo chiederti di Chiesa, che è andata a casa, e volevo sapere come si era arrivati a questo, se c'era stata una ricaduta, ho visto che in questi giorni non si è mai allenato. Allora, e sono quelle cose, o perlomeno sono successe diverse cose che hanno reso chiarezza a quello che è il tipo di rapporto che vogliamo avere con la società. Secondo me sono successe tutte questa volta qui, nel senso che abbiamo rimandato a casa giocatori che per noi erano parzialmente infortunati e poi sono andati nel club e hanno giocato subito. Segnato. Poi successo che non ha giocato nel club, che è venuto, ha provato e probabilmente Zaccagni completerà quello che speravamo succedesse di Chiesa, nel senso di averla a disposizione per la partita di martedì. Chiesa oggi ha provato, era al 30% delle sue possibilità e sentiva un pochino di dolore, per cui è inutile star qui ad aspettare. Oggi doveva sviluppare un allenamento al 60-70%, domani doveva andare forte, domani l'altro fortissimo e poi essere pronto per giocare. Non può far questo e ci vuole coerenza in quello che si è detto. Si rimanda via, lui era dispiaciutissimo perché sa che è la seconda volta che gli succede questo. Zaccagni ha fatto la cosa inversa, è rimasto a curarsi a casa, perché prima di averlo qua a disposizione, anche se sono altri occhi e altra qualità da un punto di vista medico che lo vedono, però poi fra di loro c'è il rapporto, per cui tenetelo lì 2 giorni, poi la caviglia è sgonfiata, oggi stava benino, l'ho fatto venire, ha fatto l'allenamento che doveva fare. Se ci sarà la progressione naturale a quello che hanno visto anche i nostri medici, probabilmente sarà a disposizione poi per martedì. E per cui martedì ci dovremmo ritrovare con Orso e Berardi, Elcia e Zaccagni, più 3 attaccanti. Siamo nelle condizioni di poter fare tutto quello che si vuol fare anche domani. Abbiamo due di questi attaccanti, dei 3 attaccanti centrali che possono giocare a sinistra. C'è Orsolini che ha giocato anche a sinistra, c'è Sharawi che viene e dopo aver parlato con lui, ma anche con Mourinho per telefono, mi ha spiegato gli allenamenti che aveva fatto, per cui noi siamo a postissimo e siamo felici di essere a posto. Bene, mi sembra che abbiamo toccato tutti i temi, grazie a tutti, ci rivediamo domani sera qui allo stadio, buona serata. Grazie.